Amici telespettatori, buongiorno, ci troviamo a Via della Greca numero 5, alle spalle del Circo Massimo, presso la sala del primo municipio. Tra poco si insiederà per la prima volta l'assemblea del primo municipio dopo le ultime elezioni amministrative. La giunta è già stata presentata, 6 assessori, 3 uomini e 3 donne. L'assemblea del primo municipio è composta da 24 persone e tra poco all'interno della sala municipale si provvederà all'elezione del presidente del consiglio e noi seguiremo in parte i lavori della prima assemblea del primo municipio. Allora, questa è la convocazione del Consiglio del primo municipio con una serie di punti all'ordine del giorno, esame della condizione degli eletti, giuramento della presidenza, elezione del presidente del Consiglio del primo municipio, elezione del vicepresidente, comunicazioni. Sta per avere inizio, noi siamo in compagnia di un neo consigliere, Iside Castagnola. Emozionata, tutta vestita a festa? Molto, perché secondo me sono onorata di questa fiducia che mi hanno dato i cittadini. Si immagini, facevamo un calcolo, ogni consigliere municipale, statisticamente, visto che il primo municipio ha sui 200.000 abitanti, è come se dovesse portare avanti le istanze e rappresentare 10.000 cittadini. Quindi tanta emozione, tanto senso di responsabilità rispetto alla fiducia che ci hanno accordato i cittadini. Lei è un avvocato, di che si occuperà? Di legalità, trasparenza? Sì, sicuramente, è importantissimo rimettere al centro la questione etica e la legalità in ogni materia di competenza del municipio, sarà questa la mia speranza e il mio obiettivo. E la sua prima esperienza a livello... Attivo o no, perché io sono stata assessore di una città in Sicilia ed ero assessore alla cultura e al turismo e ai giovani, però chiaramente questo è ben diverso perché siamo nel cuore della capitale, nella City di Roma. Quanto è emozionata e quanto vorrà fare e quanto riuscirà a fare? Ce la metterò tutta, oggi ho accompagnato la mia bambina a scuola pensando che tutto il tempo che tolgo alla mia famiglia, alla mia bambina è per tutti noi, cioè per il bene di tutti, quindi ero molto, molto incoraggiata, molto felice. Buon lavoro. Grazie. All'interno della sala dell'assemblea del primo municipio, tutti vestiti a festa, oggi è il primo giorno di scuola. Sara Lilli, rappresentante di quale partito? Del Partito Democratico. Partito Democratico, come è stata eletta? Tra i primi delle elette? No, in realtà sono subentrata perché ero la prima dei non eletti, poi con un assessore interno alla lista del partito ieri abbiamo avuto la nomina, quindi appunto ieri la nomina, oggi il consiglio e una dopo l'altra. Sara, è la prima esperienza? Sì, la primissima esperienza, un grande onore, una grande responsabilità, però una grande occasione anche per me. Qual è la sua storia politica, anche se è molto giovane, anche se non è la più giovane? Sì, no, non sono la più giovane, ci tengo a dirlo, sono anzi già... Se la batte con Livio Ricciardelli. Esatto. No, io sono 4 anni che faccio politica nel Partito Democratico, il mio primo partito, quindi non ho mai avuto altre tessere di partito e in questi anni ho seguito il partito sia di San Sabba, che è il mio circolo, sia del primo municipio nella segreteria del Partito Democratico e quindi ho avuto la possibilità di occuparmi di alcuni temi importanti, il tema degli spazi pubblici, il tema dei bus turistici, dell'invasione del centro. Quando ce li togliete di mezzo? Speriamo presto. Dipende da voi? Dipende da noi, con la collaborazione del comune, però noi quello che possiamo fare lo faremo, perché comunque siamo tutti compatti su questo. La gente reclama per i bus turistici, per le buche, per l'immondizia. Cioè, comincerete a risolvere un po' i problemi reali? Beh, assolutamente, anche perché secondo me fino ad oggi abbiamo potuto avere la possibilità di dire la regione non è dalla nostra parte, il comune non è dalla nostra parte, non è nostra responsabilità. Adesso abbiamo un po' tutto dalla nostra parte, abbiamo 15 municipi, abbiamo il comune, abbiamo la regione e quindi dobbiamo... La provincia ve l'hanno tolta? La
provincia ce l'hanno tolta, però abbiamo la possibilità di fare veramente qualcosa per questa città, per i nostri territori, quindi penso che ci siano tutti i presupposti, ce la metteremo tutta, speriamo di riuscirci. Aspettiamo al varco, non attivo. Speriamo al varco, per il giudizio poi sarà appunto sulle azioni e su quello che facciamo. Buon lavoro. Grazie. E allora, non abbiamo un consigliere municipale, ma abbiamo un assessore alle politiche sociali, Emiliano Monteverde. Allora, quali saranno le politiche sociali che vorrà attuare in questa legislatura? Intanto noi dobbiamo lavorare in due sensi. Uno, lavorare perché i cittadini, i residenti del primo municipio, del nuovo primo municipio, abbiano i servizi sociali che servono per rimanere un municipio vivo, popolato, fatto dai cittadini e non solo di turisti, e quindi è necessario che ci sia un territorio con i servizi per gli anziani, per i minori, per i disabili, insomma tutto quello che è necessario affinché ci sia un territorio vivibile, perché nessuno rimanga indietro. E poi dobbiamo saper mettere in rete, conoscere, informare tutto ciò che, anche se non è di nostra competenza, magari del municipio, insiste sul nostro territorio, che è il centro storico di Roma, e ci sono moltissime strutture, centri di accoglienza, luoghi diciamo fondamentali per il lavoro delle politiche sociali, che non sono strettamente di nostra competenza, ma che vorremmo, diciamo così, mettere in rete e conoscere e far parlare l'uno con l'altro. Questo deve essere il lavoro che facciamo. In più c'è un lavoro molto complesso, quello di unire la rete dei servizi dei due ex municipi, e questo è un lavoro amministrativo che i cittadini non vedranno direttamente, ma se riusciremo a lavorare bene ne diciamo vedranno i benefici e i servizi che ne seguiranno. Monteverde, come si fa a fare tutto questo con pochi soldi o addirittura senza? Questo è un problema. I soldi, le risorse sono poche, non c'è dubbio, però la politica deve saper scegliere, e quindi non fare i tagli lineari, tagliare dappertutto nello stesso modo. È ora di prendersi le responsabilità e di scegliere, di saper scegliere quello che è necessario, quello che si reputa necessario fare. E poi è evidente che vanno richieste comunque più risorse, vanno mobilitate più risorse agli altri livelli, diciamo, dell'amministrazione, il comune, la regione, ma anche riuscire a mobilitare risorse diverse del privato sociale, del privato, proprio perché per esempio facendo leva sulla responsabilità sociale d'impresa ed altre cose, proprio perché il sociale deve essere uno dei punti centrali dell'attività politica sul territorio, questo è inevitabile. Ha già in mente i primi atti che vorrà adottare? Guarda, essendo stato nominato ieri, ancora devo fare un lavoro serio sulle carte, sulla situazione precedente e su tutto il resto, e vorrei quindi seriamente non fare promesse, ma diciamo costruire un programma e un percorso da condividere con i cittadini e con le associazioni, diciamo conoscendo realmente la situazione e confrontandola appunto con gli altri. Buon lavoro però. Grazie. Eccolo qua il presidente del primo municipio, Sabrina Alfonsi, che si accinge a che fare. Oggi, buongiorno presidente, ieri ha presentato la giunta, oggi presentiamo, o si presenta da solo all'assemblea. Oggi il giuramento, un momento emozionante perché... Qual è la formula del giuramento? Giura di essere federale come quella dei ministri? Di osservare lealmente la Costituzione italiana. Un momento emozionante per chi crede fortemente nelle istituzioni come me, è molto più facile parlare alla gente e alla stampa che non passare questi momenti così istituzionali. Un grande consiglio, voteranno il presidente e il vicepresidente. Mi auguro che questo sia l'inizio veramente di un cammino lungo dove possiamo veramente cambiare il centro storico di Roma. E hai idea di quanto sarà la frequenza del numero di assemblee? Ah,
quanto vorrà, ma dipenderà dal Presidente del Consiglio, però il rapporto con voi. Dipenderà dal Presidente del Consiglio, ogni istituzione deve fare la sua parte. Io credo fortemente che le assemblee elettive devono svolgere il loro ruolo, devono darci l'indirizzo, ci devono controllare, cioè devono svolgere veramente la funzione per cui sono stati eletti, per cui ne parleremo ovviamente con il Presidente del Consiglio, ma soprattutto saranno loro a dover scegliere. L'accordo politico già c'è per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti? Assolutamente, mi sembra una bellissima Chi maniera. È il candidato? Adesso lo intervistiamo? Sì. Iori Trombetti, okay. Grazie. Allora, in attesa dell'elezione del Presidente, noi abbiamo qualcuno in pectora, Iori Trombetti, che se non sbaglio c'è un accordo politico per eleggere la Presidente dell'Assemblea. Sì, io sono il consigliere anziano, abbiamo fatto un accordo... Anziano non significa quello... No, giovane, anziano come numero di voti, insomma, il più votato. Portato il più votato. Maggior numero di voti. E c'è un accordo, spero oggi di essere eletto Presidente del Consiglio, penso che il Consiglio debba lavorare in collaborazione con la Giunta, sarò naturalmente il Presidente di tutti al di là della maggioranza che mi ha votato. La maggioranza è quella PD, SEL e Lista Civica Marino, però credo che insomma sulle regole dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, ci divideremo sulla politica, ma sulle regole insomma, il Presidente del Consiglio deve garantire tutti. Deve controllare 24 scalmanati o persone pronte ad aggredire? No, io penso che il clima è buono, il clima nella maggioranza è buonissimo, penso che ci sarà un buon clima anche con l'opposizione, rispetto all'altra volta le opposizioni sono più opposizioni perché c'è la PDL, c'è Grillo, c'è la lista Marchini, insomma faremo un confronto, ci divertiremo e faremo sì che il Consiglio incontri i vari rioni, incontri l'associazione, cioè oltre alla Giunta, il Presidente sono stati eletti, il Consiglio deve riprendere la sua dignità e noi lavoreremo per questo. Senta, la sua prima esperienza a livello di Presidente di un'Assemblea? Sì, io sono assessore uscente, come Presidente dell'Assemblea è la mia prima esperienza, però spero di imparare presto, insomma. Convocherà spesso anche d'estate tutti questi 24? Io penso di sì, nel senso che il Consiglio si debba riunire uno o due volte alla settimana e soprattutto deve girare, cioè deve girare, questo è un municipio, come sapete è diventato prima il 17°, molti di noi nemmeno conoscono bene tutto il territorio, questo Consiglio sarà un Consiglio itinerante, cioè girerà e andrà, invece di aspettare che i cittadini vengano da noi, siamo noi che andiamo a incontrare i cittadini. Buona elezione. Grazie. Eccolo qua, il più giovane consigliere presente in questa assemblea. Avevamo intervistato una ragazza, Sara Lilli, e ci ha tenuto a dire non sono la più giovane del Livio Ricciardelli. Ah, perfetto. No, vabbè, sì, diciamo che indipendentemente da chi è il più giovane... È importante però. Un elemento molto importante, ma l'elemento forse più importante è che comunque ci sta un gruppo, sia per quanto riguarda il PD, ma anche tutta la maggioranza di centrosinistra, un gruppo consigliere molto giovane. Questo è un buon segno perché secondo me sia a livello di giunta sia a livello di consiglio registriamo un giusto mix fra due elementi fondamentali per la politica, il fattore innovativo, l'innovazione e il fattore dell'esperienza che in un ambito come quello amministrativo è quanto mai fondamentale. Sembra gli esami di maturità, tutto ben vestito, il primo giorno di scuola? Oggi sì, insomma ci si sente un po' al primo giorno di scuola e siamo tutti un po' emozionati. Da quel che ho capito, parlando anche con altre persone, anche i veterani saranno emozionati, quindi figuratevi noi matricole a proposito di scuola o università. No, è la prima esperienza con me. Sì, è assolutamente la prima esperienza amministrativa, quindi... L'emozione si sente. Vediamo, se noi abbiamo una grande occasione, questo tema dell'accorpamento dei due municipi, l'ex primo e l'ex 17°, e questo nuovo disegnare la nuova city nel centro storico è una sfida entusiasmante e secondo me ciò rende ancora più emozionante la giornata di oggi, la mattinata di oggi. Buon lavoro. Grazie mille. Sergio Marchi, che è stato candidato al primo municipio, è naturalmente consigliere di questo municipio non avendo raggiunto il massimo dei voti per essere presidente. Che tipo di opposizione Marchi sarà questa? Facciamo intanto gli auguri alla presidente Sabrina Alfonsi, sarà un'opposizione come ho sempre fatto, tranne 2 anni e mezzo
nella mia vita politica, perché su 20 anni di impegno ne ho passati 17 all'opposizione, quindi siamo allenati. Sarà un'opposizione senza sconti, noi riteniamo che il modello Marino sia un modello che non farà il bene della città di Roma, e quindi andremo... Modello Alfonsi? Dobbiamo vedere, aspettiamo che presenti linee programmatiche e aspettiamo anche di vedere quali saranno i suoi intenti su questo territorio. Noi faremo un'opposizione senza sconti, un'opposizione dura, un'opposizione però istituzionalmente corretta come sempre. Abbiamo interesse che Roma possa essere ben governata, faremo la nostra parte e pensiamo che presto i cittadini si renderanno conto che hanno scelto delle opzioni sbagliate. Marchi, dal comune al primo municipio, cos'è? Che tipo di passaggio è? È sempre un passaggio a servizio dei cittadini. Io sono già stato consigliere municipale, all'epoca era circoscrizione, dal 93 al 97. Non fa differenza comune, Campidoglio o municipio, fra l'altro questo è un municipio molto importante, molto esteso e molto prestigioso. Si tratta di essere al servizio della città. Noi abbiamo governato con il sindaco Alemanno, abbiamo proposto un modello. Siamo convinti di aver fatto bene molte cose, probabilmente qualcuno ne abbiamo sbagliate, i cittadini non ci hanno premiato, oggi facciamo l'opposizione, non ci fa assolutamente paura, staremo sul pezzo come si dice e proporremo un modello di città e di centro storico alternativo, iniziando dalle regole, dalla viabilità, dal commercio, dalla sicurezza e dal decoro. Abbiamo un nostro programma, lo porteremo avanti con dignità e al servizio della città e siamo sicuri che fra qualche mese, non fra qualche anno, fra qualche mese i cittadini magari cambieranno idea e ci daranno ragione. Chi sarà il vicepresidente dell'assemblea? Chi eleggerà l'aula ovviamente, aspettiamo. Sì, naturalmente, però... Su questo c'è... Non è un accordo? No, non è una questione di riserva, è una questione semplicemente di rispetto dell'aula, non c'è nessun tipo di accordo, vediamo come si vota ovviamente. Genericamente sono ruoli che si basano sulla rappresentanza delle forze politiche e del peso ottenuto nella campagna elettorale. A noi non interessa una battaglia di religione sulle poltrone, a parte qui sono sedie, insomma, quindi non ci litighiamo le sedie, non ci litighiamo le sedie, invece ci interessa molto il modello della città, quindi chiunque farà presidente o vicepresidente, auguri di buon lavoro e cerchiamo di dare un servizio ai cittadini romani e di questo municipio, di questo grande municipio, centro storico e pratico. Buon lavoro. Grazie. Un altro rappresentante dell'opposizione, un'opposizione diversificata, qui al primo municipio, Stefano Cozzi, Fratelli d'Italia. È l'unico rappresentante di Fratelli d'Italia? Sì, sono l'unico rappresentante di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è andata molto bene a queste elezioni romane. Abbiamo raddoppiato nel giro di qualche mese rispetto alle regionali i nostri consensi, un percorso che abbiamo avviato soltanto da pochi mesi, che ci sta dando comunque già adesso delle soddisfazioni. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che Fratelli d'Italia cercherà di rappresentare un'alternativa al governo della sinistra dell'Assemblea Capitolina. Senta Cozzi, è la prima esperienza che lei ha qua come rappresentante del primo municipio? No, io devo dire che... Come Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia sì, anche se sono stato gruppo nella fine della consigliatura precedente sempre per Fratelli d'Italia. Io sono stato, vengo dall'esperienza di Alleanza Nazionale, anzi devo dire proprio il mio primo amore è stato il Movimento Sociale Italiano, vengo dal Circolo Colle Oppio e da lì... Storico? Circolo storico, mi rende molto orgoglioso quando cito questa provenienza. E adesso siamo in Fratelli d'Italia convintamente, sperando appunto di convincere sempre più maggiori cittadini della bontà della nostra proposta politica. In quale commissione vorrà essere inserito? Ci sono dei temi che sono comunque all'ordine del giorno, penso alla mobilità, penso ai lavori pubblici, la volontà appunto di avviare e proseguire il percorso di riqualificazione del centro storico. Ci sono tante emergenze, penso anche alla commissione quella che riguarderà l'ambiente, quindi insomma non possiamo dire adesso quello che preferiamo, diciamo che la nostra preferenza sarà il bene della città e del centro storico di Roma. Buon lavoro. Grazie, grazie tanto. Sta per iniziare l'assemblea e il giuramento, Antonella Policita, consigliere. Sono consigliere uscente dell'ex 17° municipio e sono stata... Partito Democratico. Eletta, diciamo, in questa tornata elettorale e in questa nuova grande avventura, perché il primo grande municipio è una cosa molto diversa. Ampliato creerà problemi tutto questo? Eh, noi
noi crediamo che possa essere una grande opportunità. I problemi sono inevitabili perché c'è un tema di accorpamento, c'è un tema di integrazione sociosanitaria con ASL differenti, sono tantissime le tematiche per cui potranno esserci dei problemi, ma senz'altro sono un'opportunità per migliorare e mettere in sinergia le esperienze migliori dei due municipi precedenti. Buon lavoro. Grazie. Alessandro Cocchi, ex consigliere comunale, non sappiamo se rientrerà, ma naturalmente c'è sempre qualcuno che esce oppure che scelte altri lidi, primo dei non eletti, nonostante tutto quello che lei ha svolto a favore dello sport. Sì, 5.362 preferenze sono tante, ringrazio anche il mondo dello sport che mi ha dato fiducia. Primo dei non eletti, bisogna accettare il risultato, spero di entrare quanto prima, ovviamente i colleghi davanti a me, capeggiati dal sindaco Alemanno, sono sicuro che faranno un'opposizione decisa, costruttiva, spero in alcuni ambiti senza sconti quanto la sinistra ha fatto a noi in un momento sicuramente delicato, spending review, debito ereditato, ma oggi è un'altra storia e sono venuto a salutare il nuovo consiglio del primo municipio, questa City, dove si è accorpato primo e diciassettesimo. Ovviamente anche qui siamo all'opposizione, però con coerenza, competenza e determinazione, anche in virtù di quei 5 anni sicuramente utili, anche tosti, impegnativi, e su questo vedremo sia ovviamente quanto potrà fare il presidente Alfonsi e il sindaco Marino. Siamo molto desiderosi, abbiamo visto che a livello di Campidoglio è una giunta molto tecnica, tante volte come Monti insegna i tecnici un pochino spaventano, sarebbe stato meglio forse mettere qualche politico in più, conoscitore del territorio, mi fa piacere di un paio di colleghi del PD, però a cui sicuramente... Mi fa piacere per Luca Pancalli? Per Luca Pancalli tantissimo, persona preparata, spero che però abbia quelle risorse, quei mezzi umani, come risorse umane, impiegati, dirigenti, grandi dipartimenti, anche se lui avrà un assessorato chiamato stili di vita, però Pancalli è sicuramente la persona giusta. È ovvio che gli serve una squadra tutta intorno, io feci un grande, lo posso dire, dipartimento autonomo, indipendente, 365 giorni di sport, sicuramente Luca Pancalli è la persona giusta con la quale mi vorrò confrontare, ripeto, soprattutto su lui forse lo ritengo la scelta migliore dei 12 assessori, anche perché mi sembra potrebbero entrare dei grillini che per la verità non hanno neanche sostenuto Marino sindaco, però succede anche questo nella politica odierna. Buon rientro. Sì, intanto ovviamente non è che andiamo al mare, studiamo situazioni, ci organizziamo, abbiamo riflettuto pochissimi giorni su quanto accaduto, ma ovviamente già pensiamo al futuro. Grazie Vincenzo, grazie per quello che hai fatto nei 5 anni e quello che faremo insieme, soprattutto dalle corse su strada e non solo. 14 settembre ti aspettiamo. Il 14 settembre è un pochino presto, ho timore, però magari ci vedremo al biscotto di Caracalla, che durante l'estate si potrà correre serenamente, con il rispetto ovviamente. Buon lavoro. Vita.